Al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali ci occupiamo di patrimonio culturale, materiale e immateriale. Siamo persone di oggi che si occupano delle persone del passato, da quello remoto della preistoria al quasi presente della storia contemporanea, della geografia antropica e dell'antropologia culturale. Intorno a questo tema lavoriamo in tanti, da molte prospettive diverse, accomunate dal lavoro sulle tracce lasciate dall'infinita varietà dell'esperienza umana. Andiamo dovunque siano conservate le tracce delle persone che vogliamo studiare, dei loro comportamenti e delle loro idee. I migliori testimoni di questo sono i nostri giovani ricercatori, i cui progetti hanno vinto i finanziamenti che l'Università di Siena ha messo a disposizione della loro curiosità intellettuale e delle loro idee innovative. Umani senza intelletto è un progetto di storia della filosofia medievale dal titolo apertamente provocatorio, che si propone di indagare la tradizione latina inedita sul De Anima di Aristotele, con il fine di esplorare concezioni della razionalità e dell'essere umano rimaste finora sepolte nei fondi manoscritti delle biblioteche europee. Il progetto Milos nasce sul sito di Vignale, dove dal 2003 stiamo scavando una villa romana con importanti fasi di IV e VI secolo d.C. È un progetto interdisciplinare in cui facciamo analisi chimico-fisiche sui pigmenti delle pitture parietali e analisi petrografiche sui marmi dei pavimenti in opus sectile e in mosaico, per caratterizzare indicatori oggettivi di lusso. Il progetto Eurogap ha riguardato una grande quantità di lettere che sono arrivate all'indirizzo del compositore bolognese Giacomo Antonio Perti tra 600 e 700. Lo studio e l'edizione delle corrispondenze ha permesso di ottenere uno spaccato di vita culturale europea fra 6 e 700, ovvero in età moderna, che permette di capire quanto la musica e lo spettacolo in generale fosse fondamentale per risolvere tantissime situazioni dal punto di vista sociale, rituale, politico e ovviamente per servire da intrattenimento. La prosperità dell'Italia contemporanea dipende anche dall'accesso al mare, un flusso di uomini e merci che deve raggiungere costantemente la penisola. Il progetto Simare indaga come l'Italia repubblicana ha costruito il suo approccio alla difesa e alla sicurezza marittima dal momento in cui è stata fondata la NATO fino ai giorni nostri, quelli del Mediterraneo allargato, e con uno sguardo interdisciplinare che passa dalle scienze storiche fino agli studi sulla sicurezza marittima contemporanea. Il progetto di Esserin intende elaborare uno studio a tutto tondo sulla storia della cattedrale di Siena tra il 1480 e il 1506. Il fine è quello di offrire alla comunità scientifica e al largo pubblico uno strumento utile che permetta di ricostruire una delle fasi più intense e affascinanti della storia della cattedrale, entro la cornice degli eventi storici, sociopolitici e culturali della città. Nel nostro dipartimento sono in corso anche molti progetti di ricerca di interesse nazionale. Ciò che li accomuna sono le tracce. Da un grande monumento o da un piccolo segno ricaviamo storie da trasmettere alla comunità, perché il patrimonio culturale è prima di tutto un bene di tutti, un elemento essenziale dell'identità individuale e collettiva ed è una fonte di benessere per le persone. Il valore che accomuna tutti i progetti è la sostenibilità. Il nostro obiettivo è quello di creare nuove prospettive di occupazione per i futuri professionisti nel settore. Proprio di questo ci stiamo occupando e ci occuperemo nei prossimi 4 anni grazie al nostro progetto di eccellenza.